Chiarissimo. Arrivando ancora due persone. Con una certa commozione, siamo qui per, da parte mia, per salutare, e da parte di tutti noi, per salutare questa mostra, che nonostante la sua durata oltremodo longeva, perché siamo stati insieme tanti mesi in questo piano con il Gabbiano, non ha subito cadute, cedimenti, segni di stanchezza, almeno nel mio vederla con occhio certamente non più vergine tutti i giorni. Per me è sempre stato un grande piacere attraversare questi spazi, questa mostra. Perché? Perché è un ordinamento perfetto, è stato il modo migliore che Mario, Marta e tutti gli altri che hanno lavorato con voi hanno trovato per, e non semplice, per riproporre la vicenda del Gabbiano e i suoi 50 anni, e non solo i suoi 50 anni, ma anche il suo ultimo il pronunciamento nella Project Room, certo. Perché quella è stata la, come dire, un ulteriore voce, evento pensato dal Gabbiano. Un buon percorso. È stato un buon inizio. Un buon inizio. Bene, Riccardo e Dante ora vi condurranno in questo giro fra queste opere d'arte, e in mezzo, diciamo, ci saranno letture delle partiture che troverete esposte, altre letture di partiture che faremo assieme, poi io suonerò in vari punti alcuni dei pezzi che ho raccolto negli ultimi 30 anni, che sono brani da un minuto, e in ogni, diciamo, frammento dove mi troverete a suonare vi spiegherò che pezzi sono, che senso hanno, perché sono stati scritti. Però adesso il percorso inizierà con loro, che vi condurranno un po' come i pifferai magici dietro, diciamo, aspetti della mostra che magari non avete ancora visto. Grazie. Thank you.
Thank you.
pezzo di tutti quelli che hanno contribuito in qualche maniera nella mia formazione. Quindi questo brano di Alessandro Fabbri. Thank you.